Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati su Testing Cars. Oggi sono tornato in Valsesia, dove 2 anni fa feci il video dell'Audi S4. Sono su ad Alagna, praticamente un po' più su di Alagna, in compagnia del bestiame, come potete vedere. Ciao amici animali! E niente, questo fondamentalmente è un video rapido che volevo fare, non proprio uno short perché non sono così giovane a riuscire a contenere tutte le mie idee in 30 secondi, ma insomma poco più. E è un video per innanzitutto per augurare un buonissimo anno nuovo a tutti quanti. Oggi è 1° gennaio 2024, quindi buon anno nuovo a tutti, pieno di ricchezza e felicità, come si dice, no, chi se ne frega, pieno di tante belle cose per tutti voi, mi auguro. Ed era un video anche perché in realtà manco dal canale da un mesetto, credo, più o meno, forse qualche giorno anche in più. Mi dispiace molto, mi siete mancati moltissimo, però alcuni problemi tecnici sia nella mia vita, ma in realtà niente di grave, quindi non vi preoccupate, sia con alcune auto che dovevo provare per il canale. Non ho un database di auto come fanno in tanti, magari c'è qualcuno più professionale di me che ha provato 200 auto e ve ne caccia un video a settimana. Testing Cars è una cosa nata per passione, come sapete, voglio che resti tale. Avevo 2 auto da provare, per problemi di natura tecnica non è stato più possibile farlo, sarà fatto nei primi mesi del 2024 appunto, però insomma mi mancavate e sentivo il bisogno di fare questo video, un po' di auguri, un po' per farvi capire insomma sono ancora vivo, non mi ha ucciso nessuno. E quindi niente, sono qui in Valsesia, sopra Alagna, col bestiame, in uno scenario, ve lo faccio vedere, se non cado, scivolo e mi ammazzo, sono su un ponticello carinissimo, qui c'è il fiume, l'inizio del fiume Sesia, sentite i campanacci, niente motori, oggi faccio vedere un po' di cose, cioè niente motori, sono sempre in compagnia della mitica S4, però qui sulle sponde del fiume, insieme alle montagne e tutto quanto, in compagnia della mitica S4, tutta sporca, ma il concetto fondamentale che voglio esprimere, per questo l'ho lasciata bella sporca di montagna, è questo. Siamo entrati nel 2024, ma la cosa che non dovete mai smettere di fare, che sia il 2025, 2026, 2027, vi auguro per i prossimi 120 anni tutti quanti ragazzi, non dovete mai smettere di sporcarle, utilizzarle, guidare, godervele. E per quello per cui sono nate, che siano storiche, non storiche, non le tenete ferme in garage, questo è un po' il mio augurio per il 2024. Sistemate quelle piccole cose, vanno sistemate se non sono lì in forma, pronte a girare la chiave a partire, e godetevele ragazzi, non perdete tempo, se avete il graffietto sulla carrozzeria a preoccuparvene, cose, fregatevene, sono splendidi oggetti della meccanica, splendidi oggetti design, e vanno goduti, non vanno messi lì a fare polvere. Quindi in compagnia della mitica S4 ci siamo visti qua proprio ad Alagna 2 anni fa con uno dei primi video di in Cars con lei, datevela a vedere se non l'avete visto. Io vi saluto, sono un po' in compagnia ancora delle bestie e poi vado a recuperare l'altra parte del bestiame, cioè la mia amata famiglia, siamo animali anche noi ragazzi, e quindi però animali in grado di guidare, questo è il vantaggio, questo è quello che ci differenzia, siamo contenti di questo. Quindi io, l'S4, Alagna, Testing Cars e tutto quanto vi augura appunto ancora una volta un felice anno nuovo. Fate quelle cose solite, iscrivetevi al canale che a me fa piacere, mi serve perché più siamo, più cresciamo, più riesco a darvi contenuti. E poi mi dite, ma chi li vuole i tuoi contenuti? Non è vero, perché a molti di voi piacciono e questo mi fa piacere, mi riempie il cuore. Siamo qui, persone genuine, amanti di queste cose qua, queste benedette auto, mannaggia quando ho iniziato a amarle, credo a 2 anni. E quindi niente, continuerò a darvi contenuti, volevo solo farvi capire appunto che sono vivo. Ragazzi, vi voglio bene, un bacione, alla prossima, ciao!